Nessun miracolo, ma solo una probabile trovata. Dietro la lacrimazione del quadro della Madonna del Riposo, che nelle settimane scorse a Licata ha fatto gridare al miracolo, ci sarebbe un probabile inganno. Le tracce ematiche, segnalate all'altezza degli occhi della Madonna e del Bambin Gesù, avrebbero un DNA del tutto simile con quello dei proprietari del quadro. Ad accertarlo, le indagini del RIS di Messina, a cui i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno consegnato qualche settimana fa la tela d'olio su richiesta dell'arcivescovo Francesco Montenegro. Come si ricorderà, il capezzale di proprietà di una coppia di Licata avrebbe iniziato la presunta lacrimazione il 23 agosto. Da allora un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli e curiosi provenienti da tutta la Sicilia ha letteralmente preso d'assalto la casa di Via Gela a Licata, luogo del presunto miracolo. Poi la scelta della famiglia Amato di far trasferire il quadro all'arcidiocesi consegnandolo direttamente a Monsignor Montenegro affinché la tela fosse sottoposta ad analisi per accertare la reale natura di quel liquido di colore rosso, sangue per la famiglia, un liquido trasparente simile a lacrime per altri. Ma adesso la sorprendente rivelazione delle analisi di laboratorio eseguite dai carabinieri dei reparti scientifici. Quelle misteriose tracce ematiche avrebbero un DNA del tutto simile con quello dei proprietari della tela. Sulla vicenda intanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di abuso della credulità popolare. Il nome dei due coniugi compare sulle carte che i carabinieri hanno trasmesso alla Procura e toccherà ora al sostituto procuratore Matteo Delpini stabilire se scrivere formalmente i due coniugi sul registro degli indagati.